ospedale di Piacenza sorgerà nell'area sud, vicino alla tangenziale, e costerà 160 milioni di euro. È quanto è emerso oggi a Bologna nel vertice tra ASL, Regione e Comune. Un ciclista è stato investito ieri sera a Fiorenzuola da un'auto che non si è fermata. Le sue condizioni sono serie. Due auto si sono scontrate questa mattina in tangenziale. Disagi al traffico. Controlli a tappeto dei carabinieri in manette. Un senegalese sorpreso mentre vendeva hashish a un sedicenne. Due quarantenni denunciati per guida in stato di ebbrezza. Alcol test 2 e 3 volte oltre i limiti. A Piacenza sono 1076 le persone con celiachia al 1 luglio 2019. In Emilia-Romagna sarà più semplice fare la spesa. I buoni cartacei verranno sostituiti da quelli elettronici. Alle 20.30 torna Quarta Dimensione, la rubrica curata da Manrico Bissi, che questa sera ci porta alla scoperta delle vie dei pellegrinaggi che attraversavano Piacenza. Alle 20.10 nuova puntata dell'Alpino. Rugby, l'ex Lions Aristide Barrot, ferito nell'attentato di Parigi del 2015, allenerà il Burkina Faso.